Anticipazioni: il paradiso delle signore. Anna vuole rimanere con Salvo. Il paradiso delle signore farà vivere ai telespettatori nuovi momenti intensi in merito alla storia di Anna e Salvatore. Nelle puntate già andare in onda, la Imbriani ha ricevuto una telefonata inquietante che lei ha attribuito ad un malore della mamma. In realtà, Anna ha scoperto che Quinto Reggiani potrebbe essere vivo. Il suo matrimonio con Salvatore è in pericolo, ma Anna non vorrà rinunciare a tutto quello che ha ottenuto nel tempo. Anticipazioni: il paradiso delle signore 7. Anna mette al corrente Roberto della verità. Nelle puntate già andare in onda sul piccolo schermo, Anna ha ricevuto una telefonata che l'ha lasciata senza parole. Mentre si trovava proprio al paradiso delle signore e stava lavorando, la Imbriani ha ricevuto una telefonata che l'ha immediatamente sconvolta. Tutti se ne sono accorti, così Anna ha rivelato a tutti di aver saputo che sua madre si era ammalata ed era in gravi condizioni. La Imbriani ha fatto sapere la stessa cosa anche a Salvatore, dicendogli di dover partire per l'America per assistere all'operazione molto delicata della madre. Salvatore ha ovviamente creduto in maniera assoluta alle parole di Anna, che è poi partita. Nel corso delle prossime puntate, però, viene alla luce una verità diversa. La Imbriani torna dal suo viaggio e sembra ancora sconvolta, sebbene racconti a tutti che l'intervento della madre è andato bene. Anna, però, come emerge dagli appunti di Giulia Vecchio, l'attrice che la interpreta, racconta soltanto ad una persona la verità su quello che è successo. Anna, infatti, rivela a Roberto che in realtà sua madre non c'entra niente con il suo viaggio o con la telefonata che l'ha sconvolta. In realtà, è venuta a sapere che Quinto Reggiani, il marito che lei ha sempre creduto morto, in realtà è ancora in vita. Roberto è l'unico a sapere la verità e, da quel momento in poi, assicura alla Imbriani che nessun altro conoscerà la verità finché lei non sarà pronta a dirlo. Anticipazioni: il paradiso delle signore 7. Anna non vuole rinunciare a Salvatore. Nel corso delle puntate, secondo le indiscrezioni, Anna continua a ripetere a se stessa che la sua vita è con Salvatore e non più con Quinto. Come si è visto sui social, però, i telespettatori potrebbero presto vedere Reggiani interagire con i protagonisti. Nello specifico, sono state mostrate alcune foto sul set di Cristiano Caccamo, l'attore che veste i panni di Quinto. Nelle immagini è possibile vedere l'attore mentre recita anche al fianco della piccola Irene, che nella storia è sua figlia. Nel frattempo, però, Anna non vuole rinunciare a Salvatore, nonostante si senta in colpa nei confronti di suo marito che teoricamente non le ha mai fatto niente di male. Anna quindi deve attraversare un grande dilemma, ma prima o poi anche Salvatore è destinato a venire a conoscenza della verità. Indubbiamente le menzogne dette da Anna creano una frattura nel matrimonio dei due. Ciò che ancora non è chiaro riguarda le intenzioni di Quinto. Quest'ultimo potrebbe voler tornare nella vita della moglie, ma dopo essere stato rifiutato dalla Imbriani, potrebbe decidere soltanto di rimanere in contatto con la figlia Irene. Al contrario, Reggiani potrebbe essere più deciso e avere intenzione di distruggere la relazione tra Anna e il giovane amato. Se tutto ciò venisse confermato, è anche probabile che le nozze della coppia vengano annullate, in quanto c'era già un matrimonio quando Anna si è sposata. In questo modo, quindi, la Imbriani sarebbe bigama e ciò è impossibile. La questione potrebbe quindi condurre all'addio definitivo tra Anna e Salvatore, che avevano già combattuto molto per stare insieme. Voi che cosa ne pensate? Credete che Anna resterà al fianco di Salvo o alla fine sarà costretta a tornare con il marito Quinto? A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace ed iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.